Ciao a tutti ragazzi, sono NDD e bentornati su Mordred. Allora, eravamo rimasti qui, dovevamo ispezionare e cercare il libro insieme alla nostra amica Joy del cacchio. Dovevamo cercare il libro della madre di Cassandra. Per ora abbiamo trovato solo un indizio che era questo, anzi due indizi, che erano paura di incontrare dell'incomunità di Joy, e questo qua, istruzioni sul movente dell'assassino. Quindi, cerchiamo questo fottutissimo libro. Ispeziona. Celebrare? Cos'è celebrare? Cervello? È così che Buster passa il suo tempo libero? Ah. Sì, perché siamo nell'ufficio di Baxter, dove praticamente dovremo cercare questo fottutissimo libro, testa minchia. Onorificenza. Baxter era così orgoglioso quando è diventato ispettore. Ma chi se ne frega di Baxter, non ci metti. Ispeziona. Nuovo messaggio. Messaggio in segreto. C'è un messaggio in segreto di Baxter. E faglio spigna a lei. Bravo. Puoi controllare la segreteria telefonica? Ok. Baxter, ti ho tolto il caso, lo sai benissimo. Mi servono tutte le cartelle e il diario della medium. Subito. Rex cercava il diario. Deve essere ancora qui da qualche parte. Bene. Baxter ha nascosto il diario. Baxter deve aver nascosto il diario da qualche parte nel suo ufficio, perché Rex lo stava ancora cercando. Interessante la questione. La strage di Salem. Interesse per la storia di Salem. Baxter stava leggendo un libro sulla storia di Salem. Non mi sembra il tipo che si appassiona di storie. Beh, oddio, dipende. Se ti interessa, se ti serve, ti interessi e come. E leggi e come. Non ti preoccupare, che lo fai? Non è che... No, qua mi levo dalle indagini. Che brutto però. Biglietto del treno? Perché Baxter se ne voleva andare? È interessante sta cosa, perché te ne volevi andare? Caro il mio amico Baxter. Analizza. Coincidente con la sagoma. Disegnata, scritta, proiettata, macchia, ombra, impressa. Coincidente con la sagoma. Come no? Ah no, aspetta. Questa è una porta, quindi si dovrebbe aprire. Rastelliera, scritta, macchia, disegnata, ombra, proiettata, impresso, impresso, macchia e rastelliera, per forza. Esatto, si apre. Rastelliera, dietro quella rastelliera potrebbe esserci uno scompartimento segreto. Quindi ispeziona. Ci deve essere un chiavistello nascosto. Che strano, la strega è chiusa con un lato con un chiavistello. Meglio che glielo dica. Esatto. Parla. Forse l'ho trovato. Fammi vedere. C'è un pulsante sul lato della rastelliera. Sì, eccolo. Ti prego, dimmi che capisci cosa sono questi simboli. Sì, più o meno. Strano, l'ultima cosa che ha scritto è mi ha scoperto. Oh no, vuol dire che era sulle sue tracce. Non puoi saperlo. Dai, muoviamoci. Oh, merda. Cos'è quello? Il museo. Che strano. Perché era nel suo diario? Non lo so, ma prendilo, lo capiremo più tardi. Deve essere qui. Io guardo qui. Tu negli uffici sul greco. Bene, andiamo. Non farti vedere. Vai, vai! Ok,
Invito alla cena di gala, alla serata di gala. Un volantino della serata di gala al museo. Che cosa ci fa nel diario della madre di Joy? Bella cosa. Allora, fermo. Tu vieni qui. Rispondi al telefono. Vieni a rispondere a questo fottuto telefono? No, ci deve essere qualcosa. Qualcosa che ti posso... Come ha fatto ad uscire dalla stanza? Non ne ho idea. Vabbè, allora qua. Perfetto, vieni. Va bene. Vai, 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 vai. Bravissima. Bravissima, bravissima. Sei brava, bravissima. Complimenti. Complimenti. Brava. Brava ciccia. Adesso. Quello l'ho scoperto l'episodio precedente. Ora dobbiamo riuscire a far scappare questa e a scoprire altre cosine fighe. Allora, vediamo che c'è qua, interessante, interessante. Interessante. Non so cosa dire. Non sono della squadra omicida. Lavoro qui solo da questo? Sei mesi. Svela. Controlla. Ehi, Baxter. Dai ancora retta alla tua amica maga? Lo sai che di quella robaccia spirituale me ne frego, ma ha scoperto qualcosa. I risultati sono risultati. Se trovi una fonte più affidabile, fammelo sapere. Sì. Rapporto tra Baxter e la madre della testimone. Baxter non ha abbandonato il caso del killer della campana, anche se ufficialmente gli è stato tolto. Quindi in realtà lui non l'ha... cioè, gliel'hanno tolto, ma non l'ha mai abbandonato. Targa della fortezza. 1775 d.C. Qui si ergeva la grande fortezza così nel 1775 per difendere la città dall'esercito britannico. E beh, ci c'è il culo che te devo dire. Ne devo trovare 25 di quei cosi. Praticamente tutta la città. In finale. Ok, dobbiamo trovare il modo per far scattagliorare via questa. Ok, no, questo no. Questo. Fermi, questo. No. Stanno troppo lontani. Qua che c'è? Un bagno. Ovviamente io non mi specchio perché sono morto. È giusto. Vediamo se c'è qualcosa. Già. Ah. Vedete che c'è sempre qualcosa da trovare, da cercare da ste parti. Sempre. Che figata. Che gran fighetta. Uè, qua dove sono? Ah sì, la stanza di prima. No, qua non mi interessa. No. Dove diavolo? E qua. Sì, ok. Ritorniamo dal bagno. Sì, ok. Ci sono ritornato. Buoni che ho capito. Comunque no, per levare questi... Ah, non devo levare quei due io. Sono un idiota. Devo far uscire la testimone da qua. Questa è la sala di prima. Sì. Controlla. Rapporto persone scomparse. Jennifer Gelbach, donna caucasica di taglia minuta, vista per l'ultima volta nei pressi del cimitero di Ashland Hill. Non mi ricordo come si dice Ashland. Vabbè, quello là. Dopo una festa di cheerleaders. Scomparsa da due giorni. Interessante. Lì c'è qualcosa. Mio. Uno ancora? 75. 75 oggetti collezionati. Qua accendiamo l'aria condizionata. Molto condizionata e poco aria. Cioè molto. La stazione di polizia sarà sicura? No. Che ne so, ma che domande fai? Ma se... tu stai fulminato. Ma che domande fai, zio? No, qua ci sono venuto prima.
Come faccio io adesso ad... Parla. Aspetta. Devo assicurarmi che la via sia libera. Ah, ecco. Rex. Chi è? Qualcuno da evitare. Al mio segnale corri verso quella stanza laggiù. Salve, tenente. Aspetti un attimo. Sai perché è scattato l'allarme? Vai, vai, vai. Al mio segnale scatenate l'inferno. La squadra sta perlustrando il palazzo. È parente di Odino. La stanza è chiusa a chiave dall'esterno. Appena la troviamo glielo chiedo. Comunque, volevo dirle, Ronan era un fuoriclasse. Faceva onore al distintivo. Detesto quando la gente mi racconta balle. Non sto mentendo, non ho motivo di mancargli di rispetto. Portava il distintivo perché pensava mettesse in soggezione, che avrebbe compensato le stronzate che aveva fatto. Voleva fare la cosa giusta, dimostrare di essere migliore della sua reputazione. Molti di voi pensavano che il suo posto fosse dietro le sbarre. Lo so benissimo, forse era vero, però era uno onesto. Ti diceva in faccia quello che pensava. Oggi non è facile trovare gente così. Non aveva molto di che essere orgoglioso, ma almeno non ha mai fatto finta di essere quello che non era. Mi dispiace, signore. Non è facile per nessuno. Che ti ho detto sul raccontare balle? Ah, ma Rex non me lo fa fare come... Ok, andiamo dalla testimone. Andiamo. Cavolo, ma che posto è questo? La stanza dell'assassino. Tutto il materiale su di lui. Beh, ho trovato quello che cercavo. Ci vediamo. Ehi, continua pure da sola. Ti farai ammazzare. Ti devo un favore. Ok? Oh, che maledetta, ma ha chiuso la finestra. Menzogne e mezze verità. Archivement sbloccato. Interessante. Non posso uscire. Devo uscire per forza dalla stazione di polizia. Sì, eccolo. Non puoi andartene così. Se ci tieni tanto, perché non te li trovi da solo gli indizi? Non troverai tua madre senza di me. Cosa? Ah, cosa la convincerebbe ad aiutarmi? Identità dell'assassino. Movente dell'assassino. Testimone in fuga. Messaggio a Cassandra, la madre del testimone scomparsa, urlo assordante. Penso sia questo. No. Vediamo, forse interpretato male un indizio. Messaggio di Cassandra. Messaggio Cassandra dice: esci immediatamente, vai alla stazione di polizia, prendi il mio diario e non tornare. Siamo in pericolo. Verrò a cercarti prima di andarmene, mamma. Sì, questo. Esci subito, vai alla stazione di polizia, prendi il mio diario e non tornare. Ok, senti. Tua madre ha tenuto quel diario per trovare l'assassino. Non ti servirà a scoprire cosa le è successo. Tutti e due stiamo cercando delle risposte e le avremo solo trovando l'assassino. A me serve una mano nel mondo reale e a te un investigatore. Il suo ultimo caso? Cimitero di Ashland Hills. Loro non ci credono, ma è lì. Cosa? Non lo so, forse... Mia madre pensava che il caso fosse collegato al killer della campana, e la polizia no. Ok, ci andiamo. Ashland Hills. Io e te? Dai, dobbiamo aiutarci. Hai molto più bisogno tu di me. Allora, siamo una squadra? Va bene. Per adesso. Adesso è ciò che mi rimane. Ronan. Mi chiamo Ronan O'Connor.
Joy. Davvero? Joy. Ronan sarebbe meglio? A chi si sono ispirati i tuoi genitori? A un gladiatore? Sì, bello Ronan. Andiamo al cimitero allora? Già. Prima devo fare una cosa. Quindi ci vediamo lì. No, non mi scaricherai di... Prova a seguirmi e l'accordo salta. Ci vediamo lì se così deve essere, altrimenti non era destino. Farai meglio a venirci, ragazzino. Che cacchio fa quella ragazzina? C'è l'unica persona viva che mi rimane. E sta ragazzina chi è? Accordo. Joy ha bisogno del mio aiuto per trovare sua madre e lei può aiutare a trovare il killer della campana. Bene. Vai al cimitero di Aston Hill. Però prima io volevo sapere chi cacchio era quella ragazzina che giocava là sopra il tetto. Maledetto tetto. Ok, andiamo verso il cimitero. Però io questi simboli non capisco. Perché ci sono questi simboli? Perché? Che simboli sono? Fermi. Ok, non c'è nessuno. Mi è preso un corpo, pensavo c'era qualcuno da... ciao bimbo. Era un bimbo. Controlla, cos'è questo? Rapporto sulla testimone. In seguito alla scoperta di un corpo carbonizzato, la testimone è stata immediatamente indirizzata all'assistenza sociale. Buono. No, no, è giusto. L'assistenza sociale... Assistenza sociale... Porca putt... non riesco a parlare. Non ci vado di là. Non ci vai di là? Lux Eterna Psychiatric Hospital. Ah, ecco perché si vedono tutte ste facce. Guarda quanti. Era un ospedale psichiatrico. Non c'è gente lì. Ah, tutta matta, tutta strana. Matta e strana. Un ospedale psichiatrico, fratello. Tu che dici? Voglio trovare altre targhe commemorative. Come non ha mai fatto nessuno. Bravo, cerca. Che te devo dire? Niente da cercare. E tu che dici? E se non... No! No! Ok, perfetto. Ho spinto il tasto sbagliato e mi sono incastrato. Secondo me non è nemmeno la stessa persona. Imitatori, tutti quanti. Vabbè, ciao. Imitatori tutti quanti. Svela. Bene, scale. Bene, indizio. No, è un pezzo. Ancora sei. Nella città ne trovo ancora sei. Come ci vado di là io? Così, possiedi. Ciao. Questo cos'è? Controlla. Articolo di giornale 3. Il dipartimento di polizia di Salem rifiuta di controllare un possibile collegamento tra le morti e non ha fornito alcuna spiegazione plausibile sulle strane circostanze in cui sono avvenute. In New England e nel resto degli Stati Uniti la più frequente causa di morte violenta è la ferita da arma da fuoco, ma nessuna delle recenti vittime è stata coinvolta in una sparatoria. Possiamo concludere che le morti per asfissia e ustione siano in aumento? O si tratta di un assassino imprevedibile con un perverso modus operandi? Bella domanda del cacchio che hai fatto, fratello. Che belle domande che fate. Madonna. Ok, che altro c'è qui? Svela. Sicuro. L'allero. Scale. Queste sono vecchie case, a quanto ho capito. Praticamente un miscuglio tra le due città. Le vecchie e le nuove. La vecchia e la nuova. Però ovviamente rimuovi. Ecco, mo. Porca vacca ladra. Questo non cade giù. Esatto. Io lì su come ci vado? Come diavolo ci vado io lì su? Dato che non mi salta. Ah, forse correndo. Perché mi pare che correndo lui saltava come il gatto, salta. Sì, no, fratello mio. Tu me... col cacchio. E come faccio io ad andare a vedere quello? No, aspettate, scusate. No, mi ci sono trippato. Voglio andare a vedere. No, mi c'entrippo. Su ste stronzate.
Come faccio ad andarci? Non è nemmeno da qui. Svela, non me lo dà. Ah, fatemi vedere. Niente. C'è un cazzo da fare. Nisba. Vabbè, ciccio. Poi magari lo farò, lo controllerò più avanti. Ok, dovremmo andare in teoria alla... No, non me lo fa passare. Non mi fa passare. Madonna. Ciao bambini. Che carini che siete. Tutti questi bambini. Pampini. Ci sono venuto da qua. Sono un idiota. Tutti questi pampini. Ciao pampini, tu chi sei? Leggi in pensiero. Una strana sensazione, come se mi stessero osservando. Sì, fratello, sì. Sono io che ti sto nel corpo e ti osservo da morto e da vivo. Ti osservo sempre. E qua c'è un altro pezzo. Me ne mancano ancora 5. E l'allero. Per tutta la città 5 ancora. Senza rottura dei coglioni. Mi sa che questa è una nuova zona. Perché non ci sono pezzi vecchi. Oh sì, eccolo là. Il treno. Vabbè, quello è quello lì. Da dove sono venuto l'ultima volta. Qua è nascondi, non mi interessa. Salve. 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 Da qua non mi ci fa passare. Io in realtà mi sa che sto andando indietro. Però, se non erro, ci dovrebbe essere un passaggio dall'altra parte. Ma non salta sto aggeggio di un coso. Ecco, vedete, 9, 7, 6, 5. Questo è il cimitero. Era qua il cimitero, infatti. Esatto, è qua il cimitero. Sì. Non ci vado di là. No. Non era qua il cimitero. 47, 42, 41, 38. Dove diavolo era il cimitero? 24, 23, 22, 16. Qui non mi fa passare, zio. Come ci vado io al cimitero di merda? Oh. Possibile. No, c'era un modo. Ci deve essere un modo. Ah, andate qua. Ho fatto a piangere il culo. Quindi devo tornare praticamente da dove sono venuto. Bene. Sì, bellissimo. Proprio eccitante sta cosa. Ah, signore. Praticamente sto tornando indietro. No, no, sono stato... No, ma sono bravissimo, eh. Sono proprio bravo, sono. Dai, corri, zio, su. Mamma mia, che cacchio, mo sto a perdere tempo. Ah, eccolo il cimitero. Ciao, cimitero. Vediamo che c'è qua. Questo chi è? Salve. Lavori qui, sembri colpevole. Lavori qui? Ehi, amico. Lavori qui per caso? Sì, faccio. Ci ho lavorato per 10 anni. Poi non ce l'ho fatta più e mi sono sparato un colpo in bocca. Bravo. Certi segreti sono troppo pesanti da sopportare. Che cos'è successo? Niente, ero il custode. Facevo un po' di giardinaggio, scavavo fosse. Sai bene che non intendevo quello. Senti, tu eri un investigatore e io ero un semplice custode. Non parliamone più. Va bene, volevo solo aiutarti. Ah. Ti ho detto di lasciar perdere. Niente. Quindi praticamente mi sono bruciato anche questo indizio. Che poteva essere un indizio qua, no? Sbaglio? No, aspetta un secondo. Prima di andare al cimitero... Ah, è fermo. Voglio andare a vedere se c'è qualcosa come qui, ad esempio. Esatto. Me ne rimangono ancora 4. E c'è un indizio qui anche. Ah,
Informazione sull'assassino 1539. Articolo di giornale 2. La polizia di Salem non ha ancora commentato ufficialmente l'esistenza di una possibile connessione tra le morti, ma l'opinione pubblica sembra propensa a considerarle collegate, vabbè, scusate, raga, sono dislessico. In assenza di indizi più rilevanti, i decessi sono accomunati vaffanculo, dalla presenza del simbolo di una campana. Nessuno è in grado di stabilirne il significato, ma questo killer della campana, appunto chiamato così, potrebbe averlo scelto come firma per ragioni personali. E andiamo a vedere tutte le chiese. Cioè, se fa una campana questo come firma, qualcosa deve per forza, no, non so, nostro primo incontro. Wow. Ricordo benissimo la prima volta che ho visto Ronan, faceva tanto lo sbruffone e ammetto che la cosa mi affascinava, ma quello che mi piaceva di più di lui era la sensazione che dietro a quell'aria da delinquente avesse un grande cuore. Veniva da un brutto quartiere, ma non si era lasciato indurire. Praticamente è la prima volta che ci ha visto. Scusate, raga. Sto sbadigliando come un essere. Stiamo tornando sempre al punto di prima, però. Perché lì è il punto di prima. No, rifacciamo il giro da di qua. Rifacciamo il giro. Questo me lo sono dimenticato. L'infanzia di Ronan. I genitori di Ronan non sembrano molto affidabili. Deve essere stato difficile crescere con due persone così, sentirsi sempre un disadattato. Ma ora è la mia ancora di salvezza, dolce ma fermo. È riuscito a non farmi rovinare da tutto quello che gli ho fatto pensare. È raro che una persona che ha avuto tutti questi problemi con i propri genitori non si lamenti mai. Non si direbbe, ma Ronan è davvero un uomo straordinario. Sì, beh, in effetti mi sento un po' straordinario, cara. Sì, mi sento straordinario, mi sento. Sì, scusa. Qua torniamo al punto di prima. Però il cimitero è qui. Noi il cimitero lo facciamo nel prossimo episodio. Spero che mi ha salvato la questione qui, perché sennò non so proprio come fare. E tutte quelle telecamere, come in Inghilterra. Quali telecamere, sorella? Voglio trovare altre targhe commemorative, come non ha mai fatto. Ah, pure te. E buona fortuna, fratello. Ok ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono NDD, ricordate l'iscrizione, iscrivetevi al canale, lasciate un commentino, fate quello che volete. Anche qui io devo scoprire come cazzo ci si arriva di là. Mannaggia a te, come ci arrivo io lì? Ci deve essere un modo. Interessante. Quello lì vi verrà. Ci deve essere anche qui un modo. Vabbè, niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Come sempre sono NDD, iscrivetevi, lasciate un commentino e niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi ringrazio anche della visione del video. Adoro poter andare a piedi dappertutto. Brava, cammina. Mamma va per cazzo. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Come sempre sono NDD e niente, vi saluto a tutti. Ciao ciao.